A voi, in particolar modo a Paola Roma, per la conferenza dei sindaci, tutti i sindaci, insomma tutti presenti, l'onorevole Boffi, i nostri consiglieri Bette, la presidente Brescacin che governa poi la commissione sanità. E un saluto veramente indifferenziato a tutti i presenti, non me ne voglia qualcuno se ho dimenticato qualche citazione. E alcune riflessioni, intanto sì, vabbè, un impegno, noi comunque l'impegno ce lo siamo presi con tutte le realtà territoriali del Veneto. Voglio ricordare che noi abbiamo preso in mano, parlo in plurale perché poi il grande lavoro lo fa l'assessore Lanzarin nel momento in cui segue la sanità. Io poi faccio, come si può dire, il portavoce del bene e anche del male, perché poi la sanità ha molte sfaccettature. Ecco, noi abbiamo preso in mano questa regione con 68 ospedali e la riconsegniamo alla fine con 68 ospedali, ma che non sono più quelli di prima. Questo è un intervento importante, un intervento di 56 milioni di euro. Io spero, qualcuno direbbe, ma potremmo dire anche 60, spero che vada un po' più in giù piuttosto che più in su. Stiamo parlando di 288 posti letto e stiamo parlando di 28.000 metri quadrati, per dare una dimensione a un ospedale di Trettari. Tanto così avete una dimensione. E stiamo parlando di terapie intensive, nuovo pronto soccorso, il materno infantile, insomma tutta una serie di reparti che andremo a realizzare e che daranno ovviamente spessore a un polo ospedaliero che sarà di servizio al territorio, perché è un territorio comunque che avanza richieste di sanità, come del resto in linea con gli altri territori del Veneto, ma rappresenta anche per noi un avamposto, perché comunque questo, assieme a Vittorio Veneto, sono due ospedali di confine. Ci possiamo mettere anche ovviamente Oderzo. Di confine vuol dire perché comunque abbiamo il tema dei servizi ai cittadini e non ci possiamo permettere le fughe sanitarie. Visto considerato, non è il male di questa UCI, però visto considerato che nei territori di confine c'è sempre uno scambio di pazienti in ingresso e in uscita che dovremmo ovviamente valutare con attenzione. Detto questo, la sanità del Veneto è una sanità complicata. Lo dico a tutti quelli che mi vengono a spiegare come si risolvono i problemi. La sanità del Veneto ha una pianta organica, ha dei nostri collaboratori che sono circa 60.000. Io ricordo alla nausea questi numeri per dare una dimensione di che cos'è questa macchina, 60.000 collaboratori, dei quali 12.000 medici. Questa macchina, grazie a voi, a tutti gli operatori, medici, infermieri, gli OS, gli amministrativi, insomma, tutti quelli che sono nella sanità del Veneto, questa macchina eroga 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno. Allora, se fosse un'azienda, uno dice su 80 milioni di prestazioni può anche accadere che qualcuno non sia proprio perfetta. Può anche accadere che ci siano dei disguidi. A questo si aggiungono 2 milioni di accessi a pronto soccorso ogni anno. Se volete sorridere, durante il Covid, da 4.500 accessi al giorno siamo arrivati a 1.200 accessi al giorno. Non si ammalava nessuno durante il Covid. C'era paura di andare in ospedale. Questo non è un bel segnale, però dico, questa è stata la fisarmonica che ci siamo trovati ad affrontare. C'è una sanità avanti Covid e c'è una sanità dopo Covid. Noi siamo entrati in una nuova era che è quella che ci viene agevolata dal mondo digitale. Noi stiamo facendo un sacco di investimenti. Ovvio è che il cittadino guarda la lista d'attesa, giustamente guarda, cioè, nel suo piccolo la sua esigenza e il bisogno se è soddisfatto o no. Però noi stiamo mettendo le basi ormai da anni. Vi do solo un dato, quando io sono arrivato in Veneto, parlare di robot chirurgici era quasi un'eresia, cioè era dedicato all'Università di Padova, ai grandi hub, ma avere il Da Vinci negli ospedali non era una roba normale. Noi penso siamo arrivati a quasi 40 robot. Vi ricordo che nel 2010 un robot costava 6 milioni di euro. Oggi te lo danno in leasing, spendi, c'è tutto un tema di. Ecco, senza far nomi, insomma, se andiamo fuori regione da qualche altra parte. Magari vanno tanto in televisione, ma non hanno ancora il robot chirurgico. E mi fermo qua. Cioè vuol dire che anche il tema del trattamento chirurgico, dove si può essere mini-invasivi, dove comunque devi lavorare con un ingrandimento del campo operatorio che te lo garantisce il robot chirurgico, pensate ad esempio a tutto il tema urologico, ma comunque anche la chirurgia addominale, ecco, in alcuni presidi che sono tanto decantati, non ce l'hanno. Noi la scelta, diciamo, delle grandi macchine l'abbiamo fatta. Io spero che si riesca a chiudere la partita su Padova di portare a casa la 7 Tesla. Cioè 7 Tesla vuol dire
che non vedi solo il cervello, leggi anche il pensiero a quei livelli lì. Ma ancora siamo tra i primi al mondo, abbiamo, penso, quasi 10 anni fa abbiamo comprato lo Cyberknife a Vicenza, quindi per operare nel cervello con una macchina innovativa, pensate, ci costava 230.000 euro di leasing al mese che ci pagavamo con ingressi da fuori regione e molto altro ancora. Quindi noi investiamo circa 70 milioni all'anno. I risultati di questo investimento tecnologico, ovviamente con uno staff di medici, di operatori che sta crescendo alla grande, cioè quando tu porti un robot in un ospedale, se non c'è mai stato, comunque imponi anche un cambiamento culturale nell'atteggiamento. Ed è esattamente un percorso che abbiamo fatto assieme. Non l'abbiamo voluto fare con violenza, ma semplicemente investendo su tutti coloro, quegli operatori che ci chiedono, no? Ci dicono, ma ci siete. Sulle liste d'attesa. Allora, intanto vi dico una bella notizia, nel senso che noi abbiamo oggi le urgenze che, diciamo, le 48 ore le saturiamo tutte, le urgenze a 10 giorni siamo assolutamente in linea, diamo rispondenza a questo. Abbiamo preso in mano, dopo Covid, avevamo 500.000 prestazioni inevase dal periodo Covid, e non è che i nostri medici non avevano, cioè, sono dei fancazzisti, perché io lo dico spesso, cioè, attenzione quando si parla di liste d'attesa. Cioè, se parliamo di liste d'attesa, allora, o sostieni che i medici sono fancazzisti e gli operatori, o sostieni che c'è una disorganizzazione punto tale che ci porta ad avere il medico che si gira i pollici, fuori il paziente che aspetta una visita, ma il mediatore che crea l'incrocio per l'appuntamento non riesce a gestirlo, ma non è neanche così. Il dato sapete qual è? Che noi abbiamo preso in mano i 30 giorni, l'ED, e abbiamo preso in mano con un galleggiamento medio di pazienti in attesa di oltre 100.000 persone, oggi con un lavoro di 3 mesi siamo arrivati a 42.000, o siamo già sotto i 42.000. Abbiamo dato anche questo ulteriore obiettivo. Dopodiché, ragazzi, il mare con un secchio non si svuota. Quest'anno abbiamo avuto un incremento del 20% di richiesta di prestazioni. Cioè, a parità di cittadini, noi abbiamo avuto un incremento di prestazioni. E perché? Perché da un lato c'è la medicina difensiva, che io comprendo fino in fondo, mi metto nei panni di un medico, tra farne una in meno di impegnativa o una in più e andare a dormire tranquillo, una in più. Ad esempio, non me ne vogliano gli ortopedici, gli esperti di ossa e di articolazioni, ma spesso, ad esempio, noi sento i nostri radiografi, ci dicono, ma a volte arrivano richieste di risonanza che potrebbero tranquillamente essere delle radiografie. Io non entro nel merito di questo. C'è la medicina difensiva, davanti spesso a pazienti, diciamolo, che si dimenticano che il termine paziente ha un senso, paziente, e che vanno a aggredire il medico, ad esempio. Lo aggrediscono verbalmente dicendo, io ho visto su internet che ho questo, con questi sintomi, ho questo risultato, si fa l'anamnesi e arriva anche con la lista dei farmaci e delle impegnative per le indagini radiologiche piuttosto che delle immagini, delle scansioni che dovrà fare. Dall'altro c'è ovviamente una tecnologia che ci porta a vedere sempre di più, e quindi è naturale che il cittadino che indagavamo 30 anni fa per una patologia, oggi per la stessa patologia lo indaghiamo tanto di più. E vado a zittirmi, però ste robe il Presidente della Regione le deve dire, perché con l'assessore le affrontiamo tutti i giorni. L'attacco 40 anni fa, non dico che era una roba da privilegiati, ma 40 anni fa un attack si dedicava, ce n'erano pochissime, ed erano dedicate molto spesso al paziente terminale, al paziente con salute gravemente compromessa. Oggi l'attack è un esame ordinario. Ben venga che sia così, però capite che la richiesta di prestazioni aumenta in maniera esponenziale. Qual è la soluzione? La soluzione è quella di riuscire a assumere 3.500 medici che ci mancano, 3.500 medici che ci mancano e che non ci sono sul mercato. Vi è chiaro? Ne mancano 50.000 in Italia, dei quali 3.500 ce li abbiamo noi in pancia da trovare. Se avessimo 3.500 virtuali ambulatori aperti e gli dessimo 10 visite a testa in 8 ore al giorno, avremo 35.000 visite al giorno. Se pensate che prima vi ho detto che abbiamo 40.000 persone in galleggiamento, in maniera molto virtuale e aziendale, potrei chiuderla qui. Quindi il vero tema è la forza lavoro, i professionisti.
Nel frattempo noi non è che non abbiamo assunto. Abbiamo assunto 3.500 persone post-Covid, dei quali 250 medici, ma non bastano. Però professionisti non ce ne sono. Abbiamo oggi l'imbarazzo di vedere i settantenni che non vogliono andare in pensione, ma gli tocca andare in pensione e vanno a lavorare dai privati, perché l'unica modalità per continuare a lavorare è andare dai privati, e quindi se ne va un investimento che noi abbiamo fatto per decenni su un professionista, se ne va gratuitamente ad essere consegnato a chi lo può assumere, perché noi non possiamo più fare neanche un contratto con magari la star, hai capito? Cioè, quello che trapianta cuori tutto il giorno e che ci fa fare, anche quest'anno abbiamo fatto 59 cuori trapiantati in Veneto, siamo i primi d'Italia, a un certo punto quando arriverà a 70 anni quel cardiochirurgo, l'unica roba che può fare con la legge di oggi è attraversare la strada e andare a trapiantare i cuori da un privato. A voi sembra normale sta roba? Ed è altrettanto vero che se qualche medico va via e il mercato è libero, sia chiaro, io non ho posizioni contro i privati. Il privato è una colonna portante dell'offerta sanitaria in Italia, del Veneto. Dopodiché noi abbiamo fatto la scelta di essere regione con minor privato, pesa circa 12%, ma abbiamo un ottimo rapporto con i privati. Però la roba va anche detta, perché non vedo mai portar via, diciamo, non dico decime file, diciamo i giovani, ma spesso si punta al senior, spesso si spunta alla star. Quindi io ho fatto un investimento di formazione, di tecnologie, robe che un privato non riesce a fare, carte alla mano, perché noi su quel fronte i conti non li guardiamo, perché dobbiamo garantire il massimo. E alla fine, quando ho formato un medico che magari avrà 50-55 anni, nella logica della libertà della contrattazione, mi dà la mano e via. 20 anni fa non accadeva perché avevamo tanti medici, oggi il problema è un problema reale. Io non sono contro la mobilità, ci mancherebbe, sono per il mercato libero, ma oggi ci giochiamo armi impari. Da un lato c'è un mercato che non mi dà 3.500 medici, dall'altro le leggi permettono ai miei medici di andare a lavorare, ad esempio, da pensionati nei privati e non da noi. Io dico, io largo i giovani, però se non ci sono i giovani bisogna che qualcuno apra i reparti a mattina, no? Boh. Questa è la situazione, ne verremo fuori. Il mondo cambierà, ci vorranno secondo me almeno 5-6 anni vedendo le iscrizioni, il numero dei borsisti che abbiamo, però questa è la direzione. Evito di stare qui di parlarvi delle difficoltà che abbiamo sulla medicina di base, ma che stiamo recuperando. E in generale io vi ringrazio per il grande lavoro che fate, perché 80 milioni di prestazioni non le faccio io, le fate voi. Magari non ve ne rendete conto perché sono tante 80 milioni, provate a metterle in fila. Però è frutto del lavoro di ognuno di voi. Anche la guardina, insomma, alla sbarra d'ingresso, anche lì va ringraziato anche i signori che sono lì, perché è una squadra e la squadra deve funzionare. E non aggiungo altro, il lavoro qui dovrebbe essere consegnato fra 880 giorni, ringrazio i lavoratori che faranno il massimo col caldo, col freddo, con la pioggia, con tutto, per darci il cantiere. 880 giorni vuol dire, insomma, 900 giorni vuol dire 2 anni e mezzo. Tre anni scarsi dovremmo avere il lavoro che cambia la fisionomia non solo dell'ospedale ma dell'offerta sanitaria in questo territorio. Grazie.